Ciao ragazzi e ragazzi, come state? Tutto bene? Eccoci qui di nuovo per un nuovo video. In questo video andiamo a vedere un'altra tecnica molto importante ed estremamente sottovalutata sulla chitarra. Quella che vediamo oggi è forse una delle più, sotto un certo punto di vista, semplici tecniche sulla chitarra. Di quale tecnica sto parlando? Sto parlando dello slide. Però prima, come sempre, sigla. Sono Roberto Invernizzi, musicista, produttore ed insegnante di chitarra. Ti do il benvenuto, il bentornato qui sul mio canale My World in Music e nel mio studio The Signal Lab. La chitarra ha numerosissime tecniche e alcune di queste le abbiamo anche già incontrate e imparate. Ad esempio il bending, dove ho dedicato addirittura due video, essendo una tecnica abbastanza particolare e complessa. Il legato, hammer-on e pull-off. Ce n'è una però che non ho trattato, apparentemente semplice, ma è giusto dargli un po' di spazio, ed è lo slide. Lo slide in realtà fa parte di quel insieme che determina il legato. Il legato infatti è definito da hammer-on, pull-off e anche slide. Nel video sul legato ho dato maggiore attenzione all'hammer-on e pull-off. Qui invece vedremo lo slide. Il termine proprio slide significa proprio scivolare, scivolo. Ed è proprio quello che avviene con questa tecnica, scorrere, scivolare orizzontalmente sul manico della chitarra. Faccio una premessa che qui vedremo lo slide inteso come tecnica di scivolamento in maniera standard. Non vedremo lo slide inteso bottleneck, quello con il, diciamo, quel tubo, che è una tecnica a parte. Ovviamente prende il nome slide proprio perché lo stile e la tipologia è molto simile proprio su questo scivolare, però è proprio un mondo, diciamo, a parte. Lo slide non è così solamente scivolare e fine. Ci sono sfumature, tipologie diverse di utilizzo di questa tecnica e in questo video voglio proprio andare ad analizzare queste cose. Ho creato proprio 5 mini assoli licks, diciamo così, proprio dove vado a toccare queste tipologie di slide. Prima di continuare voglio dirti che molti di voi che seguono i miei video non sono iscritti. Quindi se vuoi aiutare la crescita del mio canale e supportarmi, clicca il pulsante iscriviti qui sotto ed attiva anche la campanellina. Per te è veramente un piccolissimo sforzo che però gioverà tantissimo alla crescita del mio canale. Continuiamo. Come sempre troverai qui sotto in descrizione, oltre a vari link per i vari video sul bending e il legato, anche uno dove sentirai la backing track che utilizzeremo per questi mini assoli per poterti divertire. E inoltre troverai anche il link dove trovare in PDF tutti gli esercizi, tutti questi licks e assoli che vediamo oggi. Bene, non perdiamo altro tempo, andiamo. Eccoci qua, bene, siamo con la chitarra in mano. Iniziamo a capire che cos'è lo slide. Lo slide, appunto, dobbiamo scorrere una nota in maniera a livello orizzontale. Quindi uno dei primi esercizi che uno può fare per prendere dimestichezza con questa tecnica è proprio suonare una nota e scorrere ad un'altra, magari non troppo lontano, ad esempio, che ne so, la terza corda, secondo tasto, scorrere a si. Quindi la velocità di scorrimento dipende, perché comunque lo slide andrà effettuato a tempo, però solo per iniziare a prendere un po' di dimestichezza è un buon modo. Si può fare più veloce e anche all'indietro, attenzione, non solo a salire, quindi
Ovviamente, come avete potuto notare, è più si scorre lentamente, più il passaggio tra una nota e l'altra è scaglionato, si sente proprio i gradini, perché noi quando scorriamo, mantenendo la pressione, scorriamo e c'è un tasto di mezzo, si sente proprio lo scalino, la diesis, sì. Se noi invece siamo un po' più veloci, si nota molto meno, sembra un po' più indefinito il passaggio da la a si, però si sente questo crescendo o diminuendo. Quindi questo è il primo. Andiamo intanto a vedere il primo mini assolo. La base su cui andiamo a suonare è in mi minore. Il grosso di questi assoli sarà con la pentatonica di mi minore o scala di mi minore naturale. Iniziamo col primo. Nel primo già partiamo con un slide particolare. Per l'esattezza troviamo due tipologie di slide. Uno viene definito slide from nowhere, cioè slide da nessuna parte, partendo da nessuna parte, che semanticamente non vuol dire nulla, perché da qualche punto bisogna partire, però il punto di partenza è indefinito. Infatti sulla tablatura troviamo questa simbologia, troviamo una lineetta che può essere dal basso verso sinistra, dal basso verso l'alto e dopo il numero del tasto. Questo vuol dire che da un punto più basso di quella nota scivoliamo a quella nota, da una nota più bassa, ma non è specificata quale. Ad esempio la prima nota proprio di questo piccolo assolo è il mi al settimo tasto della quinta corda e c'è proprio questo slide in apertura. Noi possiamo partire dal quinto tasto e suonare o dal secondo, l'importante è che la nota di partenza non sia ben definita, cioè non ci dobbiamo soffermare su questa nota, altrimenti questa simbologia è errata, non stiamo facendo quello che c'è scritto, stiamo dando un punto di partenza. L'idea è che possiamo partire da dove vogliamo, ma appena pletriamo la nota dobbiamo subito scorrere con il punto di arrivo la nota specificata, in questo modo. Vedete che ho provato due punti diversi, uno con una partenza più lontana, uno un po' più vicina. L'importante è che non sia questo. In questi due esempi la nota di partenza si sente, anche se breve, si sente, quindi non è corretto. Attenzione, parto dal presupposto che bisogna capire quello che uno vuole far sentire. Se io non voglio far sentire la nota di partenza, questo è il modo sbagliato, questo è il modo giusto. Quindi appena plettro, parto in slide immediatamente, proprio nello stesso istante. In questo modo non c'è la percezione di una nota di partenza. Ovviamente più prendo spazio, più parto diciamo da lontano, e più questo slide è importante, nel senso è vistoso, ovviamente. Lì sta al gusto, proprio perché non è specificata una nota di partenza, libertà. Io di solito tendo a fare 2-3 tasti, difficilmente di più, perché comunque l'effetto di slide si sente, ma non è impegnativo, perché l'altra difficoltà dello slide è arrivare alla nota giusta. Sembra una stupidata, ma in movimento fermarsi al punto giusto non è così scontato. Quindi questa è la prima tipologia di slide che troveremo. Quindi lineetta dal basso verso l'alto con la nota di arrivo. Prima, nella parte antecedente alla lineetta, non c'è scritto nulla. L'altro tipo di slide che troveremo invece è una piccola nota che viene detta proprio acciaccatura, quindi scritta in piccolino, con una legatura e una lineetta, e alcune volte è scritto SL, slide, e una nota d'arrivo. In questo caso la nota di partenza è specificata, quindi dobbiamo partire da quella nota piccolina e scorrere subito, velocemente, alla nota di arrivo. Ad esempio, il primo slide di questo tipo che troviamo in questo piccolo assolo è settimo tasto, terza corda, re, che scorre al nono tasto, medesima corda, re mi. L'importante è che la nota di partenza si senta, ma sia veramente accennata, e subito scivoliamo alla nota successiva. Mi devo correggere, in realtà questo slide è la
settimo tasto, ma quarta corda, che scorre a Si, nono tasto, sempre quarta corda. Il concetto è lo stesso, eh? Si parte dal settimo e si scorre al nono. Ho sbagliato semplicemente le note, però il concetto è lo stesso. Sappiate che sempre tutti questi tipi di slide ci sono sia a salire che a scendere, perché se io avessi fatto uno slide che con la nota piccola 9 linea 7 è solamente in discesa, ma il meccanismo e la tipologia di slide è il medesimo. Per tutti questi tipi di slide c'è sia in maniera ascendente, quindi a salire, sia discendente, a scendere. Però la tipologia senza un punto di partenza o con un punto di partenza, eccetera, eccetera, è il medesimo. Altra cosa importante di questa tipologia di slide, quella con la legatura, il simbolo di legatura. C'è un motivo, perché poi vedremo il simbolo, o meglio, il tipo di slide senza la legatura. Quello con la legatura suona la nota di partenza, in questo caso è il La, settimo tasto, quarta corda. Scivoliamo al 9, mantenendo la pressione, ma non riplettriamo, cioè suoniamo solo la nota di partenza, non quella di arrivo, perché poi vedremo un'altra versione. Il primo esempio, questo primo solo, è piuttosto semplice. Troviamo queste due tipologie di slide. Vediamolo. Secondo esempio, vediamo. Lo slide senza ribattuta, cioè quello con la legatura, doppio, quindi salita e discesa, è uguale, è solamente un po' più difficile. Infatti il l'assolo parte con una piccola frase, proprio con questo doppio slide. Non è troppo complicato, l'importante è essere precisi e a tempo, perché non è che perché scivolare allora si va alla buona, comunque il ritmo e il tempo è sempre importantissimo. Partiamo dal settimo tasto, fa diesis, seconda corda. Plettriamo l'ottavo tasto, sol, dopodiché lo plettriamo di nuovo e scivoliamo subito al decimo, la, e riscivoliamo all'ottavo, senza più plettrare. Dopodiché troviamo un altro slide from nowhere, come quello che abbiamo visto all'inizio del primo esempio, ma in maniera discendente. Infatti la lineetta sulla tablatura sarà dall'alto verso il basso, quindi dovremo partire da una nota superiore e arrivare a questa nota scendendo. Anche qui, come nel caso precedente, la nota di partenza è ininfluente. L'importante è che non si senta, deve essere una scivolata da un punto indefinito fino a quella nota. Consiglio che do io: non esagerare, prendi una distanza a te comoda, anzi se caso vuole tu ti trovassi in una situazione che sei già in un punto superiore, perché non partire da lì, come in questo caso. In questo caso, come ultima nota prima di quello slide, avremo il fa diesis al settimo tasto, seconda corda. La nota di arrivo di questo slide è il quinto tasto, sempre seconda corda, quindi possiamo tranquillamente partire dal settimo, ovviamente senza far percepire questa nota, ma senza prendere uno slancio incredibile. Oppure, se a te piace di più, prendere una maggiore rincorsa, diciamo così, enfatizzare maggiormente questo slide, liberissimo di farlo. Altro esempio che troviamo qui. Abbiamo visto precedentemente lo slide from nowhere e lo slide con una partenza in acciaccatura, cioè con la nota piccolina. Quindi vuol dire che la nota va plettrata e suonata e percepita la prima, ma subito spostarsi con quella di arrivo. Ecco, qui troviamo uno slide legato, cioè uguale a quello, solamente senza l'acciaccatura.
Quindi sia la nota di partenza che quella di arrivo hanno una durata ben precisa. Nella parte finale del lick abbiamo proprio questo slide in ottavi, dove c'è una nota e l'ottavo successivo un'altra nota in slide. Quindi suoniamo la prima nota, scivoliamo la seconda senza ripetrarla. L'importante è che sia fatta a tempo. Se hai difficoltà a svolgere a tempo questa tecnica, il consiglio che ti do è plettra tutto all'inizio, però mantieni questo movimento della scivolata. Ma plettra, in questo modo la mano destra ti scandirà il tempo e cercherà almeno di indirizzarti e mantenerti a tempo. Una volta che sei un po' più sicuro e hai capito il metro o la figura ritmica di questa frase, prova a non plettrare l'arrivo. Suona la prima nota, scivola e così via. Vediamo questo secondo solo. Esempio 3, alziamo un po' il tiro, non aggiungiamo tipologia di slide nuovi, ma iniziamo a complicare un po'. Vediamo la combinazione tra slide e anche dei legati. La parte principale di questo piccolo solo lick è proprio la frase iniziale che si reitera con qualche variante per tutto l'assolo. Si svolge nella zona alta della tastiera, sfruttiamo anche le corde a vuoto. Te la faccio prima vedere un attimo. La difficoltà sta proprio nel questi due slide molto ravvicinati iniziali. Il primo è uno slide from nowhere che dobbiamo arrivare al si quarto tasto terza corda in maniera ascendente, quindi dobbiamo salire. Un consiglio è parti più o meno la zona del secondo tasto, qui non c'è tanto spazio, però più o meno secondo tasto ti permette di avere un po' di slancio, ma non troppo da darti fastidio. L'importante è che appena plettri la corda scivoli subito al quarto, immediatamente. Dopodiché abbiamo re, seconda corda, terzo tasto. Subito dopo riplettriamo il si, quarto tasto, terza corda, e scivoliamo velocemente al la, secondo tasto. Dopodiché abbiamo pull off, sol, poi saliamo di una corda, mi secondo tasto, quarta corda, pull off, re e mi di nuovo. Nelle battute successive c'è una piccola variante di questa cosa, ma il cuore è il medesimo. È importante riuscire a prendere un po' di dimestichezza di questi scivolamenti, prima a salire e poi a scendere. E qui un po' la difficoltà. In questo piccolo solo troviamo tutte le tipologie di slide che abbiamo visto fino adesso. Andiamo a vederlo. Esempio 4, aggiungiamo l'ultima tipologia di slide, quello con ribattuta o riplettrata. La simbologia è la medesima dello slide legato, cioè una nota di partenza, linea, SL, e una nota di arrivo,
con l'eccezione che manca l'archetto, proprio perché non è legato. Questo cosa sta a significare? Significa che suoniamo, plettriamo la nota di partenza, scivoliamo e appena arriviamo alla nota d'arrivo, risuoniamo, riplettriamo anche la nota di arrivo. Quindi semplicemente l'unica differenza rispetto a plettrare tutte le note è questo effetto scivolata che sta nel mezzo. Attenzione anche qui, come gli altri tipi di slide, a essere a tempo. Infatti questo piccolo assolo poggia proprio su questo tipo di slide con due note di un quarto ciascuno, quindi hanno una durata abbastanza lunga. L'importante è scandirle bene, non partire troppo presto con lo slide, perché comunque quando arriviamo all'altro arrivo dobbiamo riplettrarla e se siamo in anticipo sarà fuori tempo, o viceversa, se arriviamo troppo tardi sarà fuori tempo anche lì. Quindi l'importante è essere ben precisi, scandire bene il tempo. Questo slide, abbastanza importante, un po' più lunghetto degli altri, si parte dal Si, quarto tasto, terza corda, e scivoliamo a Mi, nono tasto, terza corda, sempre. L'importante è plettriamo il Si, scivoliamo e plettriamo il Mi. Ovviamente questa cosa varrebbe anche al contrario, anche in maniera discendente. L'importante è percepire la differenza fra questi due tipi di slide, quello con ribattuta e quello in legato. La differenza in termini di scrittura è la presenza o meno dell'archetto. Se c'è l'archetto è in legato, quindi si suona solo la nota di partenza. Se non c'è l'archetto si suona sia la nota di partenza che quella di arrivo. È una sottile differenza in termini di scrittura, ma abbastanza importante in termini di resa. Vediamo questo assolo. Bene, per l'ultimo esempio vediamo qualcosa di decisamente avanzato. È un po' una sorta di assolo per esperti. Qui non aggiungiamo niente di nuovo in termini di slide, ma vediamo anche degli effetti un po' avanzati e anche quello che questa tipologia di tecnica può dare una volta che uno ha acquisito molta dimestichezza con molta pratica. Voglio far vedere tre sezioni di questo assolo. L'inizio. L'inizio è una frase nella scala minore naturale di Mi, in legato. Quindi abbiamo Ammeron, essendo una scala ascendente, solamente Ammeron, non ci sono pull-off, e slide. Parto quindi da una posizione, dalla settima posizione, quindi settimo tasto, e scivoleremo fino alla dodicesima. Lo slide ci permette proprio di cambiare posizione. Qui ci vuole un po' di pratica, prendere bene le misure, bene il tempo e esercitarsi proprio nello scivolare. Dopodiché abbiamo una successione di slide piuttosto rapida, che è più per un effetto, più che per una scansione, diciamo, ben precisa, melodica. È più un effetto che a me piace molto. Abbiamo proprio uno slide rapidissimo, sali-scendi, molto piccolo, dodicesimo tasto, seconda corda. Plettriamo il Si. Dopodiché facciamo uno slide sali-scendi rapidissimo, 13-12. Molto rapido. È un effetto proprio, più che una scansione si do si. È un effetto, infatti si può fare in tanti punti, anche se la nota fosse cromatica, cioè non appartenente magari al brano, alla tonalità. È talmente rapido, talmente una sfumatura che
funziona. Questa piccola frasettina è nella seconda battuta dell'esempio 5. Dopodiché, l'ultima cosa che voglio soffermarmi e vedere bene con te è la quinta battuta di questo esempio. Qui abbiamo una successione di legati e slide abbastanza particolari. Gli slide saranno tutti discendenti. Partiamo proprio dal fa diesis con l'indice, 14° tasto prima corda. Successivamente ammeron, sol, 15° tasto, pull off. Di nuovo 14° tasto. Subito dopo scivoliamo all'indietro 12° tasto. Ammeron 14, pull off 12, scivoliamo 10, ammeron 12, pull off 10, scivoliamo 8, ammeron 10, pull off 8, scivoliamo 7. Tutto sulla prima corda e tutto in legato. Quindi io pletterò solamente il primo fa diesis, 14° tasto, prima corda. Tutto il resto sarà legato. È abbastanza complicata questa frase. Teoricamente con un suono leggermente, anche leggermente distorto e con la velocità corretta, il suono non dovrebbe decadere. Ci vuole un po' di pratica per riuscire a scandire bene, mantenere il suono ed essere a tempo. Bene, vediamo questo quinto e ultimo assolo. Bene, con questo abbiamo visto tutti gli assoli in questo video. Mi raccomando, presta attenzione, cerca di imparare la differenza tra le varie tipologie di slide. From nowhere, in maniera ascendente, in maniera discendente, in legato, dall'acciaccatura o a note ben scandite a livello di tempo. E slide con ribattuta. Ovviamente qui abbiamo visto tutti i slide a nota singola, ma nessuno vieta di sfruttare anche bicordi in slide. Quello assolutamente si può fare. L'importante è lo slide è proprio un effetto di scivolamento. E per esperienza con i miei allievi ho visto che la difficoltà maggiore è riuscire a stare a tempo rispetto alla plettrata costante e la precisione del punto di arrivo. Sembra una banalità, ma quello è dove tanti cascano, magari vanno troppo lunghi o troppo corti. Non è semplice, soprattutto se lo slide è abbastanza importante anche in termini di, diciamo, tragitto. Quindi ci vuole un po' di pratica. Bene, spero che questi piccoli assoli ti siano utili e ti abbiano aiutato a imparare, a perfezionare anche lo slide. Se hai dubbi o domande, non esitare a farle qui sotto nei commenti. Come sempre, per lo studio di tecniche o qualsiasi altra cosa ci vuole del tempo, ci vuole pazienza e magari per alcuni di voi questi piccoli assoli potrebbero essere anche un po' troppo difficili sotto un certo punto di vista. Il consiglio che ti do è concentrati sulla tecnica, sull'idea di fare il movimento nella maniera corretta e nello studiare ed imparare le varie tipologie di slide in modo da comprenderle, conoscerle e svilupparle. Bene, se il video ti è piaciuto ti chiedo di mettere mi piace con il pulsante qui sotto. Iscriviti inoltre al mio canale ed attiva la campanellina per ricevere sempre aggiornamenti sui miei prossimi video.
Seguimi inoltre sui miei social, Facebook, Instagram e TikTok, per ulteriori piccoli video. Noi ci vediamo, come sempre, fra 2 settimane, per un altro video. Ciao!